La chiamata al 112 è arrivata pochi minuti prima delle 13 per un incidente stradale, ma quando i soccorritori sono arrivati in via Valera ad Anzano del Parco, si sono trovati di fronte quella che in poche ore è diventata la vittima di un omicidio. Nella Panda, a lato strada, finita contro un cancello, c'era un 32enne di Albavilla, Simone Cardullo, con ferite gravi da arma da taglio al torace e alla schiena. Da quanto ricostruito, sarebbe stato raggiunto da almeno 2 coltellate. Le sue condizioni sono apparse subito critiche, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Cantù, dove i medici lo hanno sottoposto ad un lungo intervento chirurgico, ma purtroppo non ce l'ha fatta. In via Valera sono arrivati i carabinieri della compagnia di Cantù e in meno di 2 ore hanno fermato il presunto responsabile, un 25enne già noto alle forze dell'ordine per reati legati alla droga, residente a poca distanza. La lite, sfociata nella violenza, sarebbe infatti maturata nell'ambito dello spaccio. I militari hanno avviato subito le indagini per ricostruire l'accaduto. Ad Anzano sono arrivati anche gli esperti della scientifica per i rilievi. Il presunto accoltellatore non era fuggito, era tornato nella sua abitazione a pochi metri dall'auto con all'interno il ferito. I carabinieri lo hanno portato in caserma e poi arrestato.